Sarà all'insegna dell'inclusione e darà spazio a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche a giovani e promettenti artisti. L'attività del Teatro Marucino di Chieti nei prossimi 3 anni, sotto la guida del nuovo direttore artistico Giuliano Mazzoccante. Il pianista teatino prende il posto di un altro importante artista, il maestro Ettore Pellegrino, violinista che ha ricoperto l'incarico dal 2012 a oggi e che può vantare, come il maestro Mazzoccante, di aver calcato i palcoscenici dei teatri più prestigiosi del mondo. La notizia è stata ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa dal presidente del consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Giustino Angeloni e dai componenti del CDA Maria Cristina Stumpo e Paolo Roccioletti, insieme al sindaco Diego Ferrari e al vice sindaco Paolo De Cesare. Che effetto le fa da teatino poter guidare le attività, quindi essere direttore artistico del Teatro Marucino, che è un teatro prestigioso non soltanto a livello locale, anche nazionale, ma è conosciuto in tutto il mondo? Innanzitutto è una gioia immensa, è quasi, non si può descrivere a parole perché l'emozione, il senso di responsabilità e allo stesso tempo il senso proprio di dover dare ancora di più di quello che si è dato fino ad ora è molto forte. Quindi sicuramente io ho cercato negli anni sempre di portare la bellezza di questo teatro all'esterno in tutti i miei viaggi e di portare dall'estero e da altri paesi grandi artisti in questa città per far vedere il teatro, a volte veramente soltanto per ammirarlo. E da lì poi sono scaturite tante collaborazioni che alla fine sono il frutto della bellezza di tutto ciò che abbiamo già davanti agli occhi tutti i giorni. Mazzoccante è stato scelto tra 25 candidati che hanno risposto all'avviso pubblicato dal direttore amministrativo Cesare Di Martino lo scorso ottobre per raccogliere le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico. Presidente Angeloni, con la nomina del nuovo direttore artistico, lo staff è al completo qui al Teatro Marucino, ma quale augurio vuole rivolgere al maestro Mazzoccante? Maestro Mazzoccante, l'augurio di conseguire gli obiettivi che insieme abbiamo già prefissato, garantendogli che il consiglio d'amministrazione, lo staff del teatro, il direttore amministrativo, il comune di Chieti saranno tutti al suo fianco per cogliere questi obiettivi.